Benvenuti alla seconda serata dell'International Just Music 1994 dell'incontro internazionale di orchestre giovanili di tutte le nazioni. Noi come Orchestra Giovanile del Veneto siamo promotori di questa iniziativa. Negli anni scorsi abbiamo incontrato l'Orchestra del Rio de Janeiro, l'Orchestra di Germania. Quest'anno abbiamo ospite l'Orchestra della Regione di Murcia della Spagna.
ascolteremo più per più. Questo brano sarà diretto dall'altro direttore italiano, Luciano Piovani, maestro Piovani. Thank you.
Hanno visitato Padova,
hanno avuto l'incontro ufficiale con le autorità e un pezzettino della Spagna se lo sono portato dietro e questa sera ci danno un assaggio. Di Granados ascolteremo l'intermezzo La Goyescas, naturalmente un brano spagnolo diretto dal maestro Jaime Belga. Thank you.
serate. Allora, questa serata si conclude con il Nabucco di Giuseppe Verdi, di cui ascolteremo il tour, e dopodiché seguiranno 10 minuti di intervallo. Il Nabucco di Verdi verrà diretto dal nostro maestro italiano Luciano Piovani.
che va. Ricostruire quell'ambiente che c'era in quell'epoca. Il tema del film
casa da domani ad accendere queste luci. Allora adesso ascoltiamo Lights, composto e diretto da Fabrizio Castagnoli.
qualche voce di disse in sala. Io, prima di passare alla parte ufficiale della serata, pensavo di farvelo concedere questo bis chiamando il direttore d'orchestra della Spagna, che domani sera sarà una serata tutta sua, tutta una serata di Spagna. Allora inviterei il maestro Beda, vediamo che cosa si propone. Thank you.
Nabucco. E Achille Nabucco invita nuovamente il maestro Luciano Piovan a presentarsi sul palco e per iniziare la vita. Thank you.
qui presente, cioè questa sera, che ha assistito a tutto il concerto, la signora Pernissi, che è assessore alla cultura del comune di Avana, che invito qui sul palco. E invito anche sul palco il signor Florentino Diaz Aparicio, che è rappresentante dell'Unità di Musica della Regione Murcia. Mi spiace di dover essere proprio io a rompere l'incanto della musica. Dopo la musica non dovrebbero esserci parole. Comunque sono qua stasera per portare il saluto ufficiale della città di Avano Terme, di tutta l'amministrazione, a questo spettacolo. La città di Avano tiene l'onore di avere questa notte l'orchestra di joven di Murcia e sono molto contenta di... Insieme abbiamo ascoltato dell'ottima musica, però in questa manifestazione, mentre ascoltavo e vedevo tutti questi giovani così seriamente impegnati nel fare musica, pensavo tra me a quante cose importanti vedevamo questa sera, potevamo assistere questa sera. Giovani di paesi diversi, ma amici tra loro. E questo è il messaggio che parte da Avano. Avano che si chiama città internazionale, città di pace. Giovani che non si conoscevano prima fra di loro, che hanno suonato e hanno usato e usano la musica per mandare un messaggio di solidarietà verso popoli e verso paesi più sfortunati di noi. Questo mi pare una cosa molto bella e credo che la città debba andare fiera di questi ragazzi, che io mi sento soprattutto di ringraziare e vorrei che anche voi lo faceste insieme a me, con un grande applauso. Vuole consegnare un segno tangibile dell'amicizia, di questo spirito di amicizia che noi vogliamo avere verso tutti gli altri popoli. Consegneremo una targa. Vorremmo dare anche un segno della nostra amicizia ai tre direttori che questa sera si sono succeduti nella direzione di questa orchestra. Il direttore spagnolo, Iane Bella.
al direttore Luciano Piovani. Espero que se me entienda, siento no hablar italiano. En nombre de la región de Murcia, la que represento, solamente tengo palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Ábano, anteriormente al de Padua, ayer al de Venecia, en general a la región del Veneto, por el cariño y el buen trato que nos ha dispensado. Después, agradecimiento total a todos los presentes, y agradecimiento a estos jóvenes que hacen música, que nos hacen disfrutar. Especialmente también a los de la Orquesta Juvenil del Veneto, que no solamente hacen música con un esfuerzo superior al de la Orquesta de Jóvenes de Murcia, que somos una orquesta oficial. Ellos son una orquesta privada, con todo el esfuerzo que ellos suponen. Y no solamente el esfuerzo de esa orquesta privada, sino que el esfuerzo de los familiares, de los amigos, de los no tan entroncados directamente con esa orquesta que nos han operado. Y quisiera una cosa que algo siempre se olvida en cualquier homenaje o en cualquier acto, y es acordarme y rendirle un homenaje a los compositores. Si no hay compositores, no hay música. Y si no hay música, no hay disfrute. Pido un aplauso para los compositores. Saben hacer música, y saben hacer danza, y saben hacer folclore, y saben hacer teatro, y saben hacer deporte. Una juventud que es el futuro de Europa. ¡Viva la juventud! En nombre de la región de Murcia, quisiera hacer una entrega al representante del Ayuntamiento de Ábano. Este videocassette obtuvo el premio más importante de España al mejor cortometraje. Y los otros dos pequeños obsequios son dos libros, uno con imágenes de un
escultor murciano, Francisco Sarcillo, posiblemente el escultor de figuras religiosas más importante de España, de origen italiano. Y el segundo es, nosotros somos un poco más modestos en historia, posiblemente, que Nábano, que Pablo o que Venecia. Es sobre los 600 años de la construcción de la Catedral de Toledo. Como soy un hombre creía pocas palabras, solamente muchas gracias. Con un programma, la prima parte classica, la seconda parte la zarzuela, tutta spagnola. A domani.